Ciao a tutti e a tutte, bentornati in My Vanilla, anzi in un altro vlog. Praticamente sono riuscita a trovare le librerie, erano nascoste praticamente dentro una cassa e ce le ho ancora tre. Sapete che vi dico? Ne metto tutte e tre. Ok. Poi adesso vi devo far vedere un'altra sorpresa, aspettate. Guardate che carini. E mi manca soltanto di questi gatti, me ne manca solo uno, cioè quello nero con gli occhi azzurri, con gli occhi gialli. Aspettate che adesso vi faccio vedere. E guardate qua, c'ho altri tre shulker. Adesso questo qua, aspettate che adesso ve lo faccio vedere. Ok. Ho tutti i pappagalli, quello blu, quello verde, quello grigio, azzurro e rosso. Adesso per intenderci, dentro queste shulker per ora non c'è nulla. Anzi, le tolgo un attimo che danno un po' fastidio. C'ho anche tre mushroom in casa. Aspettate prima che scappano. Ecco, giusto appunto. Aspettate che adesso prendo un attimo il guinzaglio, così faccio prima. Ve l'ho messo. Non qui. Eccolo, ho trovato. Vieni con me, piccolo. Via, 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 via. Phew. Adesso lo siedo subito. Fatto sta, adesso scusate che mi è arrivato adesso un messaggio. Ok. Fatto praticamente. Ah, ecco. Adesso porto anche l'altro gatto dentro, che sarebbe uno grigio. Aspettate sempre se lo trovo perché mi sa che è scappato. Ah, ecco, l'ho trovato. Vieni con me. Adesso poi. Ah, suggeritemi qui sotto nei commenti, secondo voi, come posso chiamarli? Tu stai dentro, vai via, ecco. Ok, aspetto. Perfetto, aspettate che chiudo subito la porta prima che quella mucca mi scappa veramente. Ok, adesso rimetto questo qua. No, aspettate, non era questo che volevo fare. Perfetto. Tolgo questa shulker che dà fastidio. Ok. Allora, ne ho uno, due, tre, poi. Ok, me ne mancano ancora un bel po'. Aspettate che vi faccio vedere una cosa su internet. Sì, intanto potete vedere che ho cambiato skin. Gatti Minecraft, ok. Aspettate, adesso vi faccio vedere quanti sono in totale. Allora, gatto, praticamente basta che andate qui. Se me lo carica. Ok, aspettate, provo a riavviarlo. Eccoli, trovati. Allora, qui mi manca quello marrone, questo qua nero con gli occhi, ecco. Aspettate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me ne mancano 7. Vabbè, pian piano ci riesco. Vabbè, questa la tolgo, anche questa non serve. Metto tutte le sciocche qua dentro. Meno così non le perdo, anche se è vero che sono vuote al momento. Allora, poi qua rimettiamo le casse, qua rimettiamo subito il guinzaglio, che adesso poi vedrò un attimo. Vabbè, poi qua rimetto a posto il legno che avevo preso. E questa? Sì, è sempre qua ripristino, ok, perfetto. Vabbè, niente di che adesso vado a cercare di nuovo gatti. Per oggi è tutto, lasciate like e iscrivetevi al canale se anche voi state cercando gatti, ma no, in realtà posso anche continuare. Comunque questa per intenderci è il profilo che adesso ho a casa mia e per intenderci guardate che belli vetri. Allora, adesso facciamo RTP e cerchiamo gatti. Allora, con RTP puoi andare dovunque, basta che ne fai slash RTP e ti teletrasporta in un punto a caso. Se volete sapere da dove prendi i coloranti, da questi fiori qua, basta che li raccogliete.
e alcuni però, tipo il colorante viola, dovete usare altri due colori per poterlo creare, perché sennò è introvabile. In pratica, ah, c'è anche un asino. Comunque, vi consiglio di avere una bella scorta di lana, così se volete tipo anche fare lana colorata, per esempio, basta che cercate quella bianca e potete colorarla con qualsiasi colorante. Poi se volete avere anche il letto, per esempio, si fa con la lana e in base al tipo di lana si crea il letto del proprio colore, che questo probabilmente già lo sapete, ma lo ripeto per chi è nuovo. Praticamente poi il colorante giallo si prenderà questi fiori oppure dai girasoli, scusate che con la R ho un po' di difficoltà. Attenzione che già mi stanno ammazzando. Appena mi ha schivato. Vabbè, fatto sta, poi anche da questo si può avere due coloranti, cioè rosa. Poi aspettate che adesso se riesco a fare rimuovere il TP, così cerchiamo ancora una volta un villaggio, vedendo se lì praticamente quello, non so che fiore sia, una margherita credo, che è anche il mio fiore preferito tra l'altro. Se volete farmi una sorpresa basta che mi date un mazzo di margherite e mi conquistate alla grande. E cose del genere, poi il cioccolato se vi chiedete non me lo regalate perché sennò me lo mangerei tutto, ma non posso. Poi acqua, per esempio se volete fare anche, qua ci sono per esempio anche questi tipi di alberi. Aspettate, vi faccio vedere una piccola cosa, torno un attimo a casa. Adesso vado un attimo qui, se non vado errato ci dovrebbe essere. Aspettate se la trovo. Eccole, con le cesoie potete raccogliere le foglie, guardate, anche questi con i fiori. Sì, che sono una nuova funzione di Minecraft, tipo dalla 1.18 mi pare, o qualcosa del genere. Ah, scrivetemi qui sotto nei commenti, voi avete Minecraft sul PC o sul computer o roba del genere? Allora, aspettate che adesso cerco di prendere tutte le foglie, quelle con i fiori, perché mi piacciono da impazzire, ma anche perché sono anche una bella decorazione da avere. Ecco, già appunto lì ci sono dei mostri. Vabbè. Ah, ecco, c'ho dei blocchi, posso anche provare. Ok. Ok, qua posso andarmene. Ah, se vi chiedete come si fanno le cesoie con due lingotti di ferro, non correre con le cesoie, è vero. Perché in questo server praticamente se corri con le cesoie ti fai male, in pratica. Allora, vediamo un po', cioè dobbiamo fare un bel po' di giri se voglio trovare un altro villaggio dove ci sono. Ah, dovete aspettare 10 secondi dall'ultima volta che avete fatto RTP per via di queste regole. Ok. Ah, l'ho trovato un villaggio, vediamo un po' se riesco a trovare altri gatti. Che poi vediamo un attimo se il pesce, il merluzzo mi basta, ma non credo. In caso dormo un attimo dai villager, tanto non è un problema, tanto ho il set home impostato. Allora, vediamo un po' adesso. Per esempio questo è un forno dove puoi. Aspettate che adesso poi ci sono anche cavalli e roba del genere. Aspettate se riesco a trovare. Ecco. No, qua dormono diciamo. Ok. A questo sinceramente non so a cosa serva. Non l'ho mai capito. Boh, sarà per decorazione comunque. Vabbè, a parte quello ci sono anche le campane che io non le prendo perché ne ho da vendere, non saprei manco dove infilarmele. Ah, in questo server potete fare FK o potete anche dormire, per esempio. Se voleste mai entrare siete sempre benvenuti. Ci sono in totale 40,
40 persone che possono giocare al massimo. Ma se volete poi ne parlo un attimo col capo del server. Quel gatto ce l'ho già. E vabbè, e poi così. Mizzaga, via, 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 via. Mi rifugio qui dentro, non mi interessa. Per esempio adesso siamo in 4 per via del fatto che è presto perché sono a malapena le 10 a proposito. E io mi sono svegliata verso le 2 perché avevo mal di testa e ho dovuto prendermi un'aspirina. Mamma mia che mal di testa avevo. Dai ragazzi, forza, almeno uno deve dormire. Almeno così forse riesco ad andare via. Ok, fatto. Ah, questa l'avevo già visitata. Vediamo un po'. E poi anche se vi costruite la casa non temete che praticamente qua il capo del server ha deciso di farci rimanere tutte le decostruzioni, quindi anche se cambia versione, praticamente le case vostre che avete costruito rimangono. Aspettate che adesso qua prendo un po' di cibo perché mi può sempre servire. Vabbè, fatto sta, se anche cambia versione non vi preoccupate perché le costruzioni rimangono. Ah, ecco, avevo visto quel gatto. Comunque qua non ho visto nessun gatto, a parte alcuni qua avevo già visto. Quindi facciamo un altro RTP, sperando di trovare un altro villaggio. Anche nel deserto si possono trovare adesso. Aspettate che adesso uccido un po' di polli, perché il pollo può sempre bene. E anche perché non ho mai abbastanza cibo io. Ce l'ho sempre a secco io. Poi cos'altro? Ah, ci sono altri maiali per esempio anche. Quanti minuti siamo arrivati? 13 minuti, facciamo fino a 22 oggi. Avevo voglia di fare un video un po' più lungo. Ah, lì ci sono le montagne di ghiaccio, cioè i monti, ghiacciai, se capite che intendo. Infatti, eccoli. Poi qua, per esempio, dalle mucche potete prendere sia la pelle che la carne, ovviamente. Quella piccola non volevo ucciderla, ma tanto corre come una matta e quindi è impossibile da prendere. Vabbè, niente di che adesso facciamo un altro RTP e vediamo un po' se riesco a trovare un villaggio. No? La casa della strega. Questo era da un po' che volevo farlo. Aspettate se riesco ad avere qualche blocco per risalire. Ecco, adesso come fate a raggiungermi? Vabbè, niente di che in questa casa non c'è quasi nulla, a parte una strega cattiva e ci dovrebbe essere anche un gatto nero. Ma mi sa che c'è già stato qualcuno, anche perché il server è sempre lo stesso, quindi. Ok, adesso ammazzo questo zombie. Perfetto. Ecco, fatto. È da qui che prendo il colorante azzurro.
Ah, sono arrivata anche nella giungla, tipo. Io me lo prendo per sicurezza perché non è mai troppo. Ah, c'ho le lighe. Ah, il blocco di questo praticamente serve per avere almeno 9 lingotti. Questo serve per i villager che stanno tipo nel Nether, che potete dare qualcosa a loro, in cambio loro ti danno qualcosa, cioè le cose d'oro principalmente, però dovete avere un pezzo dell'armatura tipo non di ferro ma di oro, e quindi se non ce l'avete vi attaccheranno e vi uccideranno appena li colpirete, e non è una cosa molto raccomandabile. Mi è già leftato. Vabbè, niente di che, aspettate, adesso faccio un altro RTP, vediamo dove ci fa spawnare. Agli alveari, se ve lo chiedete, non si possono raccogliere, ci ho già provato più volte. Guardate che carine le api. Perfetto, nei parkour non sono mai stata capace io. Ok. Vabbè, niente di che, adesso facciamo un bel giretto, vi faccio vedere un po' come sarebbe questo server. Aspettate che adesso... Ah, se vi chiedete, questa mia canna ha fortuna del mare 2 e ripristino, comunque. Questo qua tanto non mi serve, e neanche questo. Tanto... Per abboccare dovete aspettare che arrivi una scia di bolle verso la vostra canna, se non lo sapete. Per esempio adesso. Ecco, per esempio adesso io ho un salmone crudo. Oppure potete anche prendere il merluzzo crudo. Uno dei due basta. Ma il mio, cioè, sarebbe per me più raccomandabile un merluzzo crudo, almeno così li posso accumulare meglio. Però non solo questi due potete raccogliere, potete anche raccogliere tipo armature e cose del genere, un po' di tutto. Vediamo un po'. Anche carne cruda, che schifo. Oh, mamma mia, io sono stanca. Vabbè, niente di che poi vi farò vedere per esempio anche cosa sta vedendo mio padre. Un altro, vediamo cosa mi dà stavolta. Un altro merluzzo. Vabbè, io mi sono un po' stancata, però. E niente di che poi adesso vado alla ricerca di un villaggio. 19 minuti, facciamo fino a 22 minuti, così vi faccio vedere un po'. Posso anche prolungarlo un po'. Mamma mia, che buco. La nuova funzione di Minecraft sarebbe che praticamente a livello 10 trovavi per esempio i diamanti, no? Invece adesso è meno 48 all'altezza dove puoi trovarli, almeno qui funziona così, poi forse anche in Minecraft diciamo normale, single player, sarebbe così, poi non lo so, me lo scrivete poi nei commenti. Ah,
Vabbè, niente di che poi possiamo fare anche un'ora forse. No, scherzo. Comunque, così. Vabbè, in pratica, aspettate, che cos'ha quella fare nera di là? È un albero. L'ho riconosciuto dal verde scuro. Ok. Vabbè, io concludo il video. Per oggi è tutto. Lasciate like, iscrivetevi al canale e ciao!